In protesta sin dalle 11 di oggi in Piazza Falcone e Borsellino i ristoratori nisseni per chiedere tutele per il loro settore. Un flash mob per dare un messaggio chiaro. Fateci lavorare a cena o ristori immediati. Purtroppo ci sentiamo abbandonati in quanto il governo precedente e il governo attuale stanno facendo di tutto per non farci aprire, perché la distinzione tra pranzo e cena, tra orari, per noi, dopo esserci normati, quindi aver adattato tutti i nostri locali con le distanze, con gli infissi nuovi, con i sistemi di aerazione, per poi fare questa distinzione pranzo-cena, chi ha un pub a pranzo non lavorerà mai, quindi vorremmo capire il perché a pranzo sì e a cena no. Chiediamo solo di lavorare, che è l'obiettivo primario di una società moderna, ecco, non capiamo il perché non stiamo lavorando. Chiediamo un intervento che sia possibilmente comunale, nazionale, per intervenire e aiutarci in quelle che sono le spese fisse, un accordo con i proprietari dei locali, un accordo per abbattere le tasse che sono a carico dei proprietari, insomma, venirci incontro in questo senso. La ristorazione non è focolaio, lo 0,8% dei contagi viene dal nostro settore. E noi siamo qui per chiedere dignità e lavoro. Vogliamo lavorare in sicurezza, vogliamo che ci siano controlli per chi non rispetta le norme, vogliamo aprire a pranzo come a cena, oppure se dobbiamo stare chiusi perché la chiusura e il lockdown totale è la soluzione di questo problema, che ci siano ristori immediati. Caltanissetta partecipa quindi all'appello di TNI Italia alle istituzioni affinché da nord a sud si arrivi alla riapertura dei ristoranti e delle attività del divertimento. Che se si vuole ripartire dopo questa pandemia, tutta la categoria dei ristoratori deve essere supportata, perché capite bene che il settore della ristorazione, uniti naturalmente al settore del turismo, della cultura, dello spettacolo, rappresenta un'ampia fetta di quella che è l'economia italiana. Ritengo che la loro protesta, tra l'altro molto pacifica e dignitosa, sia assolutamente da spingere a portare avanti nei tavoli del governo nazionale, perché noi riteniamo che nel rispetto delle piene normative anti-Covid, i ristoranti, i pub sono i posti più sicuri, perché comunque rispettando, ripeto, tutte quelle che sono le normative anti-Covid, non c'è motivo per farli rimanere chiusi. La protesta continuerà lunedì 22 febbraio a Roma, in piazza Montecitorio.